Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, l'ho seguito più di metà, era 2 ore e mezza, l'ho seguito più di metà. L'ho trovato teso al punto giusto, come può essere teso giustamente uno scontro a pochi giorni dal voto, con dei differenziali nei sondaggi non particolarmente definito. L'ho trovato prevedibile su alcuni temi, era chiaro che c'era un'arma nelle mani di Macron, che era quella del passato, delle simpatie passate della Le Pen su Putin. La Le Pen è stata abilissima in questa campagna a smarcarsi immediatamente da Putin, dicendo quanto succede, quanto è successo in Ucraina ha cambiato tutto, e a spostare nelle scorse settimane il tema dalla sua vicinanza a Putin e dai suoi rapporti con la Russia al tema del costo per il francese medio delle sanzioni, dell'inflazione, l'impatto sul costo della vita, portando dall'altro lato in fuori gioco e in difficoltà Macron, che è considerato lontano dai problemi della gente comune, eccetera. Quindi acceso al punto giusto, come prevedibile, su temi abbastanza prevedibili, adesso tocca ai francesi decidere chi andrà alla presidenza. È chiaro che per noi europei, per l'Europa, per chi crede in un'Europa ha una certa visione d'Europa, la scelta dei francesi per noi dovrebbe essere della riconferma di Macron, soprattutto in questo momento particolare. Immaginare un'Europa dove, con quelle crepe di cui accennavamo prima, si aggiunge un possibile asse fra la Polonia, l'Ungheria e la Francia rispetto ad altri assi che abbiamo visto, a volte anche criticato in anni passati, sarebbe un passo indietro, soprattutto in questo momento così delicato. Nello scavo, secondo